sono innamorata del cinema da sempre. Mm-hmm. Cinema, teatro, televisione, insomma, ne sono innamorata da sempre. Cioè, proprio sono stati i miei compagni d'infanzia. Non ci sono nata, sì, no, con questa passione. Tant'è, io lo racconto sempre che quando ero piccolina, io guardavo I Saranno Famosi, ero fissa. Il telefilm, fissata, quello con il telefilm, Fame. Sì. Leroy e non solo, sì, però sì, anche Leroy Johnson. Che mi ricordo, Leroy Johnson e Danny Amatullo, perché sì, mi faceva ridere il nome. Esisteva, vero? Danny Amatullo, sì, era il comico, era quello che faceva... Ah, quello, il simpatico della compagnia. Cioè, lui desiderava diventare comico, studiava arte drammatica, c'aveva il babbo che non voleva, un sacco di cose. E comunque italo-americano. Ok, beh sì, Amatullo. Tipo Bruno Martelli. Sì. Erano tra i più bravi. Sì, 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 d'altronde per dire, l'italianità veniva fuori. E comunque io guardavo qui, cioè ero fissata, ma davvero. Con Saranno Famosi. Continuamente sognavo di essere dentro quella scuola. Ma tipo a livello di avere, non so, di quelle cose che impari le battute a memoria, tipo io con Willy il principe di Bel-Air. Esatto. Cose, un pezzo che ti ricordi a memoria di Saranno Famosi? Io quello che mi ripeto tutti i giorni. Ancora adesso? Sì. Cioè tutti i giorni? È quello Valentina che Lovini deve... si sveglia e davanti allo specchio si ripete un pezzo. Quello che la signorina Grant, chi era la signorina Grant? E... La preside! La preside no, era l'insegnante di danza. Lo sapevo. No, lo so, lo sapevi, infatti. E, che, vabbè, il suo preferito era Leroy, ovviamente. Vabbè, comunque, a parte quello... Tresca? No, ti volevo far fare Leroy io a te, però comunque... Vabbè, dimmi cosa devo fare. E lei tutti, cioè, sta anche nella sigla, tutti i giorni ripeteva una cosa, che sta anche all'interno della sigla, secondo me, questa è una cosa che sanno un po' tutti. Sì, ma la signorina Grant aveva il bastone. Noi abbiamo ancora quello di Carmen Consoli di settimana scorsa. Fantastico. Ah no, è di me, no. Madonna, è lunghissimo. È il bastone di Matusalemme, cos'è questo? Tieni. Cioè, perché lei stava... Perché questo era il bastone per i ballerini. Per menarli. Sì. Ah, cavolo. Cioè, se sbagliavano, capito, era 5, 6, 7, 8, bam! E giù sulla schiena. Beh, lei lo fa molto meglio di me, perché ora mi sto vergognando, però va bene. Dice, voi fate sogni ambiziosi, successo, fama, ma queste cose costano ed è qui che si comincia a pagarle. Col sudore. E giù buono. Stai andando benissimo. Io, prima mi dicevi che avevi paura di fare gaffe in onda, però non stai andando alla grande. Questa paura da dove viene? Dite? Ne fai spesso? Sì, beh, insomma. Io sono una collezionista di gaffe, sì. Sì? Sì. Ma non si direbbe, tipo? Vabbè, una sera, ad esempio, eravamo a Napoli, in Piazza del Plebiscito, per la festa di San Gennaro, con Benvenuti al Sud. Sì. Tutto il cast. E cioè non c'eravamo soltanto noi, no? C'erano giocatori del Napoli, c'erano insomma molti, molti artisti, molte personalità. E c'era Alessandra Amoroso. Certo. Che saluto. Ciao. Oddio, se la... Il saluto preterintenzionale vuol dire che è successo qualcosa di grave. Perché mi dispiace tanto, perché l'ho confusa, per cui comunque ci siamo conosciute, ci siamo detti tante cose, belle reciprocamente, no? Sì. Nel senso artisticamente, ci facevamo dei complimenti, ti stimo, via dicendo. E poi ho fatto questa gaffa alla fine che gli ho detto, cioè l'ho confusa con un'altra cantante. Con chi? Con Emma. Con Emma Marrone. Però le stimo tutte e due tanto, è colpa mia, non è... No, certo. Però lì, per esempio, mi sono sentita proprio, volevo sprofondare, tutti intorno a me ridevano, non hanno reso la situazione facile. Tra l'altro salutiamo Alessandra Amoroso, che come presentatrice a Sanremo è stata bravissima.